Per un bindi vestito da grande va in scena il recupero di Promozione Romagna con la partitissima Pietra Cuta Gambettola, seconda contro terza della classe. I rossoblù di casa, oggi maglia bianca, passano in vantaggio, sognano per qualche minuto prima che in chiusura di prima frazione gli ospiti ristabiliscano l'equilibrio in campo. Partita dinamica nella prima parte con le squadre che provano a superarsi andando entrambe a bersaglio. Nella ripresa regna l'equilibrio, il totale annullamento delle forze che conduce al pari. Finale. Nel mezzo alle immagini a cura del nostro Giacomo Alpini ci portano già al secondo quando il Pietra Cuta arriva al tiro con il suo capitano e uomo di maggior qualità, Alias Fratti. L'attaccante crea qualche brivido alla porta, difesa da Barducci. Il Gambettolo replica con una punizione capolavoro a cura di Andrea Gadda. Leardini, che ha preso nel frattempo tra il rossoblù il posto di Lasagni tra i pali, vola a togliere le cosiddette ragnatele dal set. Il Pietra Cuta torna a fare la voce grossa, lo scavetto di Tomasini viene annullato dall'intervento provvidenziale di Guerra. Sulla stessa fascia, lo scambio Tomasini-Ruati porta a traversone quest'ultimo. Fratti non riesce a ribadire in rete l'assist del compagno, dando la giusta forza. Il Pietra Cuta si mostra maggiormente pericoloso e con Ruati chiama la presa a terra a Barducci. Il gol è solo rimandato di qualche minuto. Tomasini scodella al centro, Fratti dinanzi alla porta, vede chiaro, tapis vincente per il capitano del rossoblù e padrone di casa a questo punto, meritatamente, il vantaggio. Purtroppo per gli uomini di Fregnani la gioia dura pochissimo. Dall'altra parte Capellini chiama l'intervento Leardini. L'ex coreano è bravo nella respinta, ma sulla traiettoria si trova Tani. L'ex di turno raccoglie la sfera e la ribatte in rete, senza esultare, in segno di rispetto verso la sua ex tifoseria e squadra. Nella ripresa le due formazioni si annullano, anche se le occasioni più importanti arrivano dalla parte ospite. La prima direttamente dall'angolo di Gadda, Tassinari arriva col piede di testa senza inquadrare il bersaglio. La seconda e ultima al 55esimo. Capellini serve la corrente Gadda, la cui conclusione risulta fuori misura. L'ultimo acuto è di marca locale, ma la battuta del neoentrato Evaristi non impensierisce la porta difesa da Barducci. Un punto per parte che non rallenta la corsa alla capolista Torconca, segnali positivi per ambedue le formazioni in vista della ripresa totale del torneo prevista fra 2 settimane.